terribile, non si può una situazione del genere veramente. Hanno soppresso il treno prima, quindi c'era il doppio delle persone sullo stesso treno. Non si può, veramente, è indecente e in più l'aumento dei prezzi, la nuova novità. Non ne possiamo più, sono ritardi, basta, è impossibile, non si può andare avanti così. Cioè il terzo giorno consecutivo? Il terzo, anche di più, ogni giorno si ripete, faranno scioperi, ci sono ritardi, si viaggia in piedi, fa freddissimo, non va bene. Da dove proviene lei? Da Tradate. Il ritardo di quanto è stato? 22 minuti. Io per fortuna passo l'università, quindi salto qualche lezione e non muore nessuno, però qualcuno lavora anche, quindi è un problema. Pensate di andare avanti così tutti i giorni, di fare qualcosa? Penso che si farà ricorso perlomeno per gli abbonamenti o per il rimborso dei biglietti, chi fa i biglietti. Avete capito alla fine cosa è successo, cosa c'è che non funziona? Non è molto chiaro, sembra per un problema delle telematiche, non so. Io prendo il treno dall'università, non so quando sono stati inventati i treni di preciso la data, ma penso che ce ne siano da più di 200 anni ed è assurdo. Io questa cosa la vorrei dire perché le Trenord non hanno concorrenza, credo che il problema principale sia questo, il fatto che non avendo concorrenza noi non abbiamo alternative, perché altrimenti io la prenderei al volo. Un disastro. Cioè? 20 minuti di ritardo, però cioè tutti completamente pieno il treno, non si riusciva a respirare, è un disastro. Guardi, è impossibile viaggiare sui treni questi giorni, impossibile. Ma per i ritardi? Per i ritardi, perché secondo me paghiamo un biglietto esagerato per il servizio che abbiamo. Insomma, intollerabile, anche perché dopo li bisogna recuperare al lavoro. Ma vi hanno dato qualche spiegazione oggi? Si sapeva qualcosa in più? No, ho letto soltanto sul sito di Trenord che la situazione si stava piano piano tornando alla normalità, ma che c'erano ancora degli strascichi. Infatti il treno dopo il mio è stato soppresso. Chiederete i rimborsi? Certo, assolutamente sì.